Benvenuti alla Global Community, la web TV del sito raffaelebarone.it. Oggi parliamo di un'esperienza realizzata in Sicilia che si chiama Living Learning Experience. Questa esperienza di formazione l'abbiamo realizzato a Caltagirone e successivamente ad Altavilla Milici, in provincia di Palermo. È collegata questa esperienza realizzata con il gruppo di lavoro di RecSAIG e che quindi fa riferimento all'esperienza internazionale Community of Community e al collegamento con la nostra associazione di cui io sono vicepresidente, che è l'International Network Democratic Therapeutic Community. Ecco, questo servizio prevede un'intervista a RecSAIG, a Janine Leeds e a Veronica Beile, a fine proprio del corso che abbiamo realizzato. Living Learning Experience è un laboratorio formativo che si simula per 3 giorni nella comunità terapeutica. Partecipano, hanno partecipato operatori delle comunità terapeutiche, ma non solo, perché noi stiamo cercando di portare avanti questo discorso. Questa esperienza della comunità terapeutica nella comunità locale, quindi esperienze formative, esperienze terapeutiche, psicoterapeutiche nei luoghi di vita, perché insieme a Rex condividiamo questo modo di intendere anche la psicoterapia, una psicoanalisi sociale che si pratica nei luoghi della comunità locale, nei luoghi della comunità terapeutica, nei luoghi di vita. Quindi una esperienza in cui l'apprendimento avviene attraverso lo stare insieme, attraverso fare pratiche, naturalmente con un setting di tipo gruppo analitica. Sono 3 giorni di convivenza in una comunità terapeutica dove veramente si può sperimentare il fare insieme e il senso del fare insieme, soprattutto un'esperienza gruppale. Gruppo analitica, psicoanalitica che si sperimenta. Abbiamo visto che in tutti e due i casi proprio veramente si è creato un laboratorio culturale molto gradito dai partecipanti. Solitamente partecipano intorno a 20 persone, 20, è indirizzato a operatori di comunità, psicologi, psichiatri, educatori, tecnici della riabilitazione. Ecco. L'idea appunto che noi stiamo cercando di portare avanti è questo, la psicoterapia di comunità, la psicoterapia e salute mentale, perché insistiamo molto sul concetto di guarigione, sul concetto di evoluzione, della possibilità evolutiva in senso positivo, delle persone. Quindi, come vedete nella prima slide che presentiamo, anche qui è un concetto di un collega che anche lui lavora a Londra, Foneghi, in cui si riprende la essenzialità di un lavoro psicoterapeutico per chi vive gravi problemi di salute mentale, grave difficoltà di salute mentale. Ecco, non vorremmo che venisse abbandonato il concetto di psicoterapia perché condividendo l'esperienza con questi colleghi la riteniamo essenziale. Ecco, noi pensiamo per esempio a una riorganizzazione dei servizi orientati verso la recovery, ma in cui è importante avere un pensiero sulla psicoterapia. L'altra slide che vi faccio vedere è la psicoterapia come laboratorio interculturale, appunto. Il concetto è questo, noi pensiamo di adattare i concetti della psicoterapia in un'ottica di comunità, di sviluppo di comunità, di inclusività, di inclusione sociale, cioè proprio in un'ottica in cui oltre al recupero del senso, quello che si sviluppa è il dialogo fra le persone, il dialogo gruppale, il dialogo nella comunità, dove viene recuperato al massimo anche la cultura locale, gli aspetti antropologici, gli aspetti sociali ed economici, gli aspetti proprio relazionali, gli aspetti della etnopsichiatria. Rispetto ai luoghi e ai contesti in cui si vive. Ecco, ecco, sono nuove possibilità. Noi li consigliamo e ci fa piacere perché in questo incontro molto
fecondo, almeno dal nostro punto di vista, il nostro gruppo di lavoro, che io quando dico il nostro gruppo di lavoro mi riferisco ai colleghi che lavorano nel laboratorio del gruppo analisi, ai colleghi con cui dell'AIRSAM, ai colleghi dei servizi territoriali con cui condividiamo queste esperienze quando facciamo formazione, supervisione nelle comunità terapeutiche, nei servizi di salute mentale. Ecco, pensiamo di introdurre queste nuove possibilità per una psicoterapia di comunità in cui appunto la funzione terapeutica è dei pazienti e degli operatori. L'importante è che ci sia una narrazione collettiva all'interno di un dialogo in cui si condividono teorie, si condividono linguaggi, si condividono processi evolutivi e soprattutto dove la partecipazione dei pazienti, dei familiari diventa fondamentale. Quindi ci riferiamo anche ai gruppi di psicoanalisi multifamiliari, ai gruppi nei servizi, nelle comunità terapeutiche. Ecco, questi concetti servono e questo tipo di formazione, forse la formazione più specifica, più adatta a preparare gli operatori a questo tipo, a questi nuovi scenari, a queste nuove possibilità di applicare la psicoanalisi nel sociale e nella politica. Adesso vi trasmettiamo un'intervista realizzata da Simone Bruschetta. Appunto, in questo corso lo staff era formato da Rex Saig, da Veronica Beile e da Gianine Liz. Adesso vi trasmettiamo questa intervista. Buongiorno, siamo qui con Rex Saig, Janine Lise e Veronica Bailey Dominguez. Hello. Loro sono dei professionisti esperti nelle comunità terapeutiche, vengono dall'Inghilterra. Stiamo concludendo un'esperienza di Living Learning Experience qui vicino Palermo. Now I'm going to ask to this staff what is the model of the living learning experience? Rex? Okay, thank you. The Living Learning Experience is a training workshop for people who Sure. work in therapeutic communities. We have been running it in England for nearly 20 years now, three or four times each year, and we have been very lucky to do many in Italy as well. The idea is that people who work in therapeutic communities can have an experience of what it is like to be in one themselves. So they will experience the emotions and the feelings and the having to work together and all the different things that people feel when they're in therapeutic communities. It is an intense experience. It lasts for 3 days Intense experience, and ormai lo people have capisco. to do everything together. We have community meetings at the beginning of each day and the end of each day, and we have small groups, 5 different small groups during the workshop. And in one of those small groups, in the time of one of the workshops, the group does cooking, so they have to cook for everybody else there. So everything is done by the members of the community themselves. Say something? Yes, as well as being in large groups and small groups and cooking, there's also community time where people, the whole community, decide together what they want to do, and that's part of the learning experiences, both about being democratic and inclusive, but also about having to take responsibility for themselves and each other and the community as a whole. Okay. Yes. So everything that happens is the responsibility of the community. If they have fun together, if they have difficult times together, if they laugh together, if they play together, if they cry together, it is all up to the community. Io penso che possiamo dire che è un piccolo esercizio che Sì, succede in 3 giorni bello, bellissimo proprio, di è democrazia, spettacolare. perché tutto deve essere discusso insieme, tutte le decisioni devono essere discusse insieme, tutte le regole. Noi proponiamo un modello per lavorare dentro del quale tutto si deve proporre, tutto si deve ridiscutere, cioè dire, le regole vengono fatte insieme col gruppo e dopo è una presa di responsabilità anche far sì che queste regole che si sono decise insieme vengano rispettate.
sempre però accettando che noi abbiamo preso la responsabilità di una decisione insieme con le altre. Questa cosa è la comunità, veramente, è lavorare con me stesso e con l'altro. Con l'altro presente, con l'altro con consapevolezza della diversità e nel rispetto di questa diversità. E l'imparimento, quello che si impara è giustamente questo, no? Imparare a vivere con gli altri senza perderci noi stessi, basicamente. Themes that often emerge are how people support each other and how people challenge each other. There is a high level of support. People often feel very close to each other and wanting to support each other in the small groups. And there is often argument and difficulty about making decisions, which can be very difficult, and people have to sit with difficult emotions in the workshops as well. Yes. I was thinking there's also, I mean, I think you were talking about that, but there's a lot of uncertainty about what the rules are and where the boundaries are. And that, so a lot of the work is around questioning that, challenging that, maybe breaking the boundaries. And that can be one of the most important learning experiences, is actually doing something that's difficult and then having the response from the rest of the community. So I think those things are quite important too. Una cosa che voglio aggiungere è che questo modello è molto utile per lavorare in comunità terapeutica con pazienti o persone, perché non ci piace il nome pazienti, però che abbiano avuto l'esperienza del disagio psicologico, no? O altri tipi di disagio a volte, no? Però è un modello che è utile anche per altre situazioni, perché è un modello dove il soggetto impara a relazionarsi con gli altri veramente. Allora è un modello che serve anche in scuole, per esempio, o in situazioni di lavoro diverse, dove ci sono gruppi, dove si lavora insieme agli altri, è un modello che serve per imparare a relazionarsi meglio, veramente. E dove l'autorità non è, diciamo, dal sopra verso il basso, ma che è condivisa, no? La responsabilità è condivisa. So I would like ask to you something about the theory that are on the base of this model. Storia. Okay, the basic theory that most of us come from, who are staff in the workshop, is group analytic theory, which lies behind the work of therapeutic communities. The way I understand the theory is as a progression from attachment. So at the beginning of the workshop, everybody needs to feel that they belong, and then containment, so people feel safe to express emotions, and openness, so people are honest with each other and can communicate deeply, and then involvement, so that people feel part of it and can find how they interact with others. But I think finally, and perhaps most important in some ways, empowerment and feeling a sense of personal agency, so people are able to act for themselves and not be told what to do by others. That is how I understand a simple version of the theory, which comes from many different psychological theories, but is fundamentally psychoanalytic and group analytic. But the basic group analytic principle is that we are in living groups all the time, and that our problems in interpersonal relationships come from groups, and therefore groups are the best way to address those problems because they become more evident, but also because they can be treated in groups as well. La vita umana si sviluppa in gruppi, no? Da quando siamo nati, nasciamo in una famiglia, non è che uno non nasce in un albero, diciamo. Allora è già una situazione di gruppo dove si cominciano già a definire delle cose. In genere sono i genitori che definono il gruppo familiare, però da lì dopo c'è il gruppo scuola, dopo c'è il gruppo. Tu sempre viviamo in gruppi, e quello è l'strumento che noi usiamo per lavorare. Avere consapevolezza di che noi siamo individui, ma allo stesso tempo siamo parte di una cosa molto più grande, che è la comunità, che può essere la famiglia all'inizio, la scuola, il gruppo del lavoro, il paese, la città, quello che vogliamo, no? Another basic principle, I think it's more in the therapeutic community line, but I guess group analysis and therapeutic communities have their roots in the same place, is this notion that therapy from your peers that is much more important than therapy from professionals.
And I think that's partly the work of Bjorn and Rickman, but also Maxwell Jones, is that they found that that patients or soldiers learnt far more from each other than they did from being listening to staff. And so very much therapeutic communities are built around patients helping each other, and that's good for them because they feel they can be useful and give something to someone else. But it also works to their strengths, not just their weaknesses. And I think that's what most mental health services do, is work with the sick part. And what therapeutic communities say is, you've got a healthy part and a sick part, and we're going to work with both of those. And you can be a healthy therapist for others, and they can be therapists for you to work with the bits of you that are difficult. And we often see this very clearly in the workshops, when people come expecting to be told what to do and expecting a structure where everything is done for them. And we tell them from the very beginning that this workshop is up to you. You will decide what to do. We are staff, we will help you, but we are not experts that will tell you what to do. This is up to you as a group to make those decisions, not up to us. And this is difficult for people because they usually expect the opposite. Okay, and now the last question is, what do you think about the application of this model in the Sicilian context? And which is your experience of this workshop in Palermo and in the Caltagirone before, in this context? Posso dire, io penso che la gente in Italia e in Sicilia particolarmente sia molto recettiva. Sono persone, quello che abbiamo avuto come esperienza sempre, molto aperti per capire, per imparare, per imparare anche degli altri, si mettono in discussione. Curioso. Non dico che non sia, che sia facile, perché non è facile mettersi in discussione, ma sento che c'è un'apertura, un desiderio di imparare a fare le cose meglio, di conoscersi meglio come persone, perciò come professioniste, per poter fare meglio il proprio lavoro. Abbiamo trovato in tutti i workshop che abbiamo fatto in Sicilia una risposta molto positiva al nostro modo di lavorare, e la gente realmente vuole imparare, vuole e si rendono conto, si sono resi conto, perlomeno ci hanno comunicato questo, che trovano questa esperienza come un strumento molto utile per portare dopo al lavoro che faranno nella loro vita quotidiana, diciamo, o che continueranno a fare in futuro. I think it is fantastic how therapeutic communities are developing in Sicily. Not only do we have training like this, but we have networks of communities that visit each other, and therapeutic community principles are at the heart of this. This is very important and very good. We do not have as many and as much interest in England, so this is excellent. The training, though, I think it is interesting. I speak no Italian myself, and I sit in these workshops, and I can see the same things happen here as happen anywhere in England or other places we have run them. People join, and in a very short time, the workshop lasts for just over 2 days altogether, 2 nights. We arrive at lunchtime, a whole day in the middle, and then we leave after lunch on the third day. In a very short time, people feel intense emotions and experience belonging and joining and attachment. And also, very importantly, they experience loss and sadness and ending. And that is some of the most important things that these workshops do for people, give an intense experience in a very short time. And that is the same, feels to me, in Sicily and in different languages as it is the ones we have been running for many years in England. Yes. Just a couple of sort of impressions, really. I mean, I've been struck by how I'm not sure the confidence is the right word, but that people here have been much more open. They talk much more. They talk in a very lively way. And I think what's very different from England is that English people are quite reserved and tend to sit back and take it one at a time. And one of the themes for this has been Una La Volta, because everybody talks at the same time and it's very noisy. Whereas in England, people are much more reserved and speak less and speak one at a time. So, but also it's, the whole thing's been much more lively, I think, and dynamic and fun, and people wanted to stay together all the time, which is also quite interesting. So there are differences, but also I think you're right, the dynamics stay much the same, and you can see the same sorts of things happening with people and what's going on for them personally. Okay, thank you very much. Thank you to Janine Lise, Rex Haig.
Veronica Bevi Dominguez. Grazie a voi per invitarci a partecipare in questi workshop, è molto un'esperienza molto gratificante per noi anche. Ringraziamo i nostri colleghi di staff, vi diamo il benvenuto in Sicilia tutte le volte che vorrete tornare. Grazie, molto spesso. Ecco, avete sentito l'intervista che a mio avviso è molto bella, molto interessante. Rex Saig e Janine Lis sono fra i fondatori della Community of Community, collaborano con diversi paesi nel mondo, con l'Australia, la Nuova Zelanda, altri paesi. Quindi adesso sono diventati amici nostri. Collaborano con la nostra esperienza di visiting che stiamo portando in Sicilia, siamo al secondo anno, ci faranno anche da collaboratori, da consiglieri, speriamo di portare anche una delegazione a Londra per fare un confronto con l'esperienza londinese. Ecco, mi sembra molto fertile, per esempio Janine Leeds è fra gli estensori e le linee guida per le comunità che lavorano con le persone che hanno problemi, che hanno avuto a causa della malattia, provvedimenti con la giustizia. In Italia stiamo vivendo una fase molto particolare con il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e quindi, per esempio, si discuteva con loro che una forma di intervento per evitare appunto la violenza. Gli acting out è proprio questa capacità di responsabilizzare, di avere un dialogo, di avere un approccio relazionale non verticistico e di potere in cui le regole vengono stabilite da un potere e non dagli utenti che vivono l'esperienza di convivenza. Anche in Sicilia stiamo avviando dei progetti fortemente innovativi con queste persone che escono dagli ospedali psichiatrici giudiziari e quindi, per esempio, la dottessa Francesca Giannone sta traducendo queste linee guida che sono stati elaborati da Janine Leeds. Torneranno in Italia al congresso nazionale, che è diventato un congresso internazionale di Matera, verrà anche John Gale, verranno altri colleghi della INDTC, quindi ecco, questa esperienza si sta consolidando. Come vedete nelle slide, vi voglio riproporre un po' per completare questo servizio e qui i concetti fondamentali che un po' li ha spiegati Rex nella sua intervista, vi voglio ricordare un po' quali sono i fattori terapeutici nella comunità terapeutica. Avete sentito, si parla molto del concetto di democratizzazione, ossia la divisione del potere decisionale fra gli operatori e gli utenti della comunità o di quel posto. Avete visto che questo approccio si può adottare nelle scuole, nei luoghi di lavoro, dove c'è un gruppo appunto dove si lavora in gruppo e si lavora sempre in gruppo perché l'uomo per definizione è un essere sociale, un vivente sociale. E quindi ecco, molto è questo concetto della democratizzazione, in cui insieme si decidono tutto. Infatti l'esperienza bellissima è questa delle Living and Learning Experience, è la cucina, dove si cucina insieme, si preparano i pasti, si decide cosa si mangia, ecco, si alimenta, ognuno prepara qualcosa per l'altro. Ci si prende cura l'uno dell'altro. Ecco, questo concetto della democrazia è un concetto fondamentale nell'ambito della salute mentale, così come quello che loro nell'esperienza delle comunità terapeutiche inglese si chiama il collettivismo, il comunalismo, cioè un'atmosfera relazionale caratterizzata da condivisione, confidenza e aperta comunicazione. Si parla tutto, non c'è nessuna censura, si può dire tutto, si deve dire tutto in un libero dialogo fra le persone che vivono l'esperienza. Questo fortifica molto il senso della responsabilità.
E la crescita è assumersi responsabilità nel concetto del recovery, per esempio, la guarigione è assumersi la responsabilità della propria vita, per cui vale la pena vivere, così come la permissività, cioè la tolleranza della diversità e della devianza nell'espressione del comportamento. Tutti i comportamenti possono essere espressi, poi se ne discute. Si dialoga su questi comportamenti per capirne il significato, per capirne il senso del perché una persona riproduce queste esperienze. In fondo, l'esperienza di comunità o di gruppo è questo: ognuno porta se stesso con i propri stereotipi comportamentali. Il gruppo lo aiuta a modificare, a cambiare, perché l'altro ti fa vedere come sei, come ti comporti. E poi il confronto con la realtà, che è fondamentale. Con la realtà, nel senso di un clima di apertura, reciprocità, nel misurarsi quotidiano con il significato e le conseguenze dei comportamenti di ciascuno dei membri della comunità. Come vedete, l'altro concetto fondamentale in questo approccio, in questa modalità di lavoro, è appunto la comunità. Quindi, la comunità, che cos'è la comunità? La comunità è quando le persone condividono un'esperienza, soprattutto donano una parte di sé all'altro. Più c'è gratuità, più c'è dono e più c'è comunità. Naturalmente l'individuo deve essere esaltato. La comunità serve a sviluppare l'individuo, non è fine a se stesso. Infatti, guai a quell'esperienza in cui c'è troppo comunitarismo, in cui l'individuo viene, come dice, soffocato, e ma guai anche a quella società dove c'è troppo individualismo e si perde la dimensione della socialità. Io poi mi ero permesso di tradurre un po' alcune esperienze. Quindi mi ero permesso un po' di tradurre alcuni concetti che mi sono molto piaciuti di Rex Saig e di tutta la sua elaborazione e dell'elaborazione dell'esperienza anche inglese rispetto ai fattori terapeutici. Quei primi quattro fattori erano quelli un po' più conosciuti, più tradizionali. Adesso a quei quattro fattori se ne sono aggiunti altri frutto di elaborazione anche più recente. Mi sono permesso quindi di, lo dico anche a Rex, di aver fatto una sintesi dei concetti che lui un po' ha sottolineato. Ecco, il concetto dell'attaccamento, cioè la teoria dell'attaccamento costituisce un importante punto di partenza per la comprensione e lo sviluppo umano della personalità e della relazione oggettuale. Appunto, lo studio di come le persone che vivono quelle esperienze, che tipo di attaccamento hanno avuto le loro prime esperienze di vita, perché la comunità ripropone queste forme di attaccamento. Quindi riprodurre forme di attaccamento sufficientemente sicure, sufficientemente buone, sufficientemente comprensive permettono di fare un'esperienza che tradizionalmente viene detto un'esperienza emotivamente trasformativa, emotivamente trasformativa. Poi un altro concetto importante di questa elaborazione è il contenimento, cioè è la creazione di una cultura della comunità dove il contenimento psicologico può essere vissuto facendo rispettare i confini da parte di tutti i membri, i limiti da parte di tutti i membri, sia personali che per gli utenti. Una riunione di gruppo giornaliera deve essere tenuta per il personale paziente al fine di garantire lo scambio emotivo e la comprensione. Quindi, la dimensione del contenimento, che è il rispetto, noi chiamiamo il rispetto del setting, il rispetto delle regole che si sono date, il rispetto degli accordi che si sono. Il rispetto del setting ha una grande funzione di contenimento emotivo. Così come un'altra parola, un altro concetto importante è la comunicazione. Spesso nelle comunità o nelle esperienze di lavoro le dinamiche di potere, gli aspetti burocratici, gli aspetti legislativi limitano la libera comunicazione. Invece, questa esperienza ripropone come uno dei fattori di crescita delle persone umane e quindi anche terapeutici per le persone che hanno una grave patologia mentale, è la libera comunicazione. Se uno è libero, può comunicare liberamente, non ha bisogno di rifugiarsi in forme di comunicazione attraverso gli atti, attraverso il comportamento. Quindi una comunicazione libera permette
permette di sviluppare psicologicamente le persone. Poi mi piace molto questo concetto su cui noi stiamo molto lavorando, che è quello dell'empowerment e dell'inclusione sociale. Voi sapete che noi da tanti anni facciamo esperienze di pratiche di inclusione sociale. Ecco, restituire potere, sostenere il potere degli utenti, sviluppare il potere degli utenti, prendersi potere da parte delle persone, degli utenti, soprattutto chi ha una difficoltà, chi ha un disagio, è importante. Quindi lavorare per l'inclusività. Ci sono anche nel mio sito, trovate una serie di documenti elaborati dalla Unione Europea, dall'Organizzazione Mondiale di Sanità. Uno dei compiti, una missione che viene data agli operatori sociali è quello di sostenere l'empowerment degli utenti e dei familiari, quindi significa dare giusta informazione, corretta informazione, chiara informazione, e appunto questo significa appunto sostenere le politiche di inclusività. Per esempio, in questa esperienza comunitaria di formazione, tutte le persone hanno il diritto di dire la propria e tutti possono incidere. Infatti, l'ultimo concetto è il senso di agency, cioè agency significa l'impatto che una persona sa o sa di avere sugli altri nelle sue relazioni, l'autoefficacia percepita che corrisponde alla convinzione che l'individuo ha di essere capace di dominare specifiche attività, situazioni o aspetti del proprio funzionamento psicologico e sociale. Ecco, tradotto semplicemente significa che quando una persona vive un'esperienza in comunità terapeutica, nei luoghi di lavoro, e dice la propria, e questo, quello che lui dice, viene percepito e recepito dal gruppo e incide nelle dinamiche del gruppo, ma anche e soprattutto nelle decisioni. E tu hai la possibilità di dire le cose e poi queste cose possono anche essere realizzate. Questo sviluppa la fiducia. Sviluppa la fiducia e la speranza di potersi sviluppare e avere, come dice, una prospettiva positiva. Ecco, con questo concetto vi saluto e saluto tutti gli amici che hanno visto, che vedono questo servizio e anche la possibilità di poter essere replicato e di poter essere visto anche fuori dall'Italia. So che Rex ha interesse a riproporlo nel suo sito e farlo conoscere ad altri colleghi, quindi saluto tutti gli amici che ascoltano e che hanno visto questo servizio, sia in Italia ma anche a livello internazionale. Arrivederci, alla prossima.